Buonasera, anche quest'anno ci incontriamo per i consueti auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Auguri ai nostri anziani che rappresentano la memoria storica di questo nostro amato paese. Auguri a tutti i bambini che sono il nostro futuro. Auguri ai nostri giovani che meritano ascolto e apprezzamento. Auguri alle nostre associazioni per la loro attività di volontariato che animano la comunità. Auguri ai nostri operatori commerciali e ai nostri artigiani, che in questo paese lavorano con grande passione e coraggio. Consentitemi un augurio particolare a tutti gli amici che sono stati investiti dalla vicenda del palazzo in costruzione che per 6 anni è stato bloccato da tutta una serie di vicende giudiziarie. Beh, a nome mio, ancora una volta, e a nome di tutta l'amministrazione comunale, gli faccio veramente i più sentiti auguri, auguri doppi. Finalmente, verosimilmente, fra un po' di mesi, fra 5-6 mesi, mi auguro anche prima, 20, 22, 23 famiglie potranno rientrare nella propria casa, che è frutto di tanti sacrifici. È stato sicuramente un momento difficilissimo per tutti questi amici, un momento veramente di grande sofferenza, però la faccenda si è conclusa nel migliore dei modi, con una sentenza che ha chiuso tutto e che quindi ha aperto le porte di casa di tutti questi amici e di tutte queste famiglie santagatesi. Quindi ancora auguri. Un augurio ancora giunga a tutti i santagatesi di un santo Natale e di un anno nuovo migliore e più sereno per tutti. Buonasera. Saluto da Gesù Cristo a tutti i santagatesi nel mondo, nelle occasioni di feste di Natale del nostro Signore. Voglio augurare prima di tutto la pace che così tanto è desiderato nel nostro mondo. Colui che nasce nella grotta di Betlemme, nella casa di pane, ci chiama a collaborare per avere questa pace, questo pace quotidiano. E vi auguro che queste feste di Natale siano piene di pace, questa pace quotidiana, nella vostra famiglia, nella comunità nel quale vivete. Vi auguro che Cristo che nasce dà la forza e coraggio di affrontare la vita con sorriso, con dolcezza, con la forza dello spirito di guardare sempre con la speranza verso il futuro, perché colui che è nato e salvato il mondo è Lui, è il nostro Signore con quale vogliamo camminare e gioire. Rallegratevi, cieli e terra, perché è nato per noi il Salvatore, colui che è Emanuele, Dio con noi. A tutti i santagatesi qui in paese e sparsi nel mondo di nuovo, auguro Santo Natale.